fa freddo, il generale inverno è arrivato anche nella città del sole. Buon pomeriggio amici telespettatori dallo stadio Guariglia di Agropoli. Di fronte due squadre che hanno percorsi diversi, la Leonfortese e l'Agropoli. L'Agropoli ha assolutamente bisogno di punti, la Leonfortese ne avrebbe meno di bisogno, ma è una squadra mai doma, solo tre sconfitte in tutto il campionato, ha perso due importantissimi giocatori come Viscido e come l'attaccante, però ne ha recuperati altri. Ma questa è una squadra che chi mette mette dentro, come Wide, il negretto che giocava l'anno scorso con la Torre Cuso, riesce sempre ad avere un'ottima. Dicevamo, riesce ad avere sempre un ottimo rendimento. Dirige il confronto una donna, Valentina Goroffolo di Vibo Valentia. Per vedere un arbitro donna noi non siamo assolutamente abituati, sembra proprio un'anomalia del sistema, una forzatura, anche se quest'anno Agropoli è stato molto molto sfortunato con gli arbitri e magari con l'arbitro femmina avrà un po' di fortuna in più. Fa freddo, molto freddo qui allo stadio Guariglia d'Agropoli, che l'Agropoli rinuncia a Siano, che è squalificato e anche stato colpito da un lutto familiare durante il corso della settimana. Santo Susso conferma a larghi tratti la formazione di Roccella Ionica e pone Cristiano al posto di Siano a centrocampo. 4-4-2 è evidente già in questa prima fase della gara. Manfrellotti, che con Bongermino assicura il tandem di attacco, tenero dicevamo, Agropoli in avanti, nulla di fatto. Un attacco tenero però nello stesso momento molto valido sotto l'aspetto tecnico, anche se, lo ripetiamo, Agropoli dovrebbe dotarsi di una punta di esperienza per questa fase finale del campionato, per questo giro di ritorno. Questa è la terza giornata. Laezzi schierato basso a destra, Veid ha colpito di testa. Manfrellotti, Capozzoli, Mellis e sta recuperando forma. Eccolo qui Manfrellotti, tenta il dribbling, non gli riesce, poi è Capozzoli, Belgi si fa vedere, riceve Gazzaneo, va Gazzaneo, possesso di palla per lui, effettua il traversone sbagliato, però c'è fuori gioco di Capozzoli. Prova lo stesso il tiro Capozzoli, va fuori, ma il gioco era ampiamente fermo. Vi leggiamo le formazioni con le quali le squadre sono scese in campo. La Leonfortese con Costanzo, Castro e Russo, Chiazzese, Raimondo e Calabrese, Costanzo, Truglio, Messina, Veid, Catanese. In panchina Valenti, Prestigiacomo, Barcellona, Adamo, Protopapa, Tarantino, Speciale, Lentini e Lococo con mister Gaetano Mirto. Allenatore molto stravagante Mirto, di cui si parla in maniera molto discutibile per gli atteggiamenti che ha con i calciatori, però i risultati li ottiene. Spesso e volentieri è lite con i suoi migliori uomini,
e ci va quasi sempre allo scontro avendo anche la peggio sotto l'aspetto fisico. Conosciuto anche per le sue raffinate doti di bevitore di alcol. Il tiro molto bello, la grande parata già del portiere sul numero 8 dell'Agropoli, poi la palla è ancora lì, il tiro, la grande parata ancora, siamo al secondo minuto e l'Agropoli insistentemente sbagliato due gol, o meglio, è arrivata al tiro. Agropoli dunque pericolosa, il secondo è qua, è al terzo minuto. Due parate del portiere, non grandissime parate, però due tiri molto importanti. Di Brenci il primo tiro, di Capozzoli il secondo. La formazione dell'Agropoli, in campo i Delfini con Polverino, Laezza e Gazzaneo, Melis, Chiariello e Cardinale, Cristiano, Brenci, Manfrellotti, Capozzoli e Bongermino, palla in aria, Capozzoli tentenna, prepara il sinistro, va al tiro fuori. Ma l'Agropoli parte bene, in banchina Bilancieri, Amendola, Gagliardo, Palumpo, Davella, Diorio, Bernardini, Coco e Davella Giuseppe. Con l'allenatore Pasquale Santosusso abbiamo detto che l'arbitro è la signorina Valentina Garoffolo di Vibo Valentia. Fallo di Melis, calcio di punizione a favore dell'Agropoli, della Leonfortese. Battuto da Melis, poi va End, manda la palla in fallo laterale, la Ezzi va a battere, è uscita anche una sfera di sole sul campo guariglia della zona marrota di Agropoli. Catanese mette in gioco il numero 8 Truglio, va a Truglio, l'occorrente Castro al limite, Catanese ancora Truglio, ma copre bene l'Agropoli e la palla finisce a fondo campo, nulla di fatto, 0-0, ma già un avvio abbastanza spumeggiante con l'Agropoli pericolosa almeno in un paio di circostanze in maniera anche abbastanza netta, dicevamo. Gazzaneo scivola Bongermino. Poi Chiariello di testa. E c'è calcio di punizione a favore dell'Agropoli. Anzi no, e l'arbitro concede invece al Leonfortese la rimessa. Dice il calcio di punizione. Truglio, palla in aria. Fuori gioco, c'era stato anche, diciamo, un intervento abbastanza discutibile di Cardinale, ma a gioco già fermo. Ancora Truglio molto attivo, ma buon gioco Coco, anzi Cristiano. Chiedo scusa, non è Coco, è Cristiano il giocatore. Poi la palla finisce tra le mani del portiere che rilancia. Gazzaneo di testa. Brenci, va Brenci, possesso di palla per lui. È cambiata anche stato là. C'è un fallo, c'è calcio di punizione. Proprio su Cristiano, che sostituisce oggi Siano nello schieramento di Santosusso. Il
terra, pallone, terra. Si alzano anche gli avanti dell'Agropoli, o meglio, quelli della retroguardia dell'Agropoli. Palla scodellata in aria, colpo di destra di Chiariello, palo! Sfortunato Chiariello in questa fase, è andato a colpire benissimo il giocatore numero 5 dell'Agropoli, ma ha colpito il palo, scatta il contropiede e c'è il fallo, c'è il calcio di punizione. Agropoli pericolosissima, vicinissima al vantaggio. Al decimo minuto, anzi all'undecimo, il colpo di testa preciso di Chiariello che ha colpito il palo. Agropoli già avrebbe meritato di passare in vantaggio. La palla che si alza ancora, batti e ribatti, Cardinale. Poi arriva Catanese, ma esce bene Manfrellotti, ma recuperano quelli della formazione ospite. Ora è il portiere, il giro palla siciliano. Vent, Catanese, va Catanese, possesso di palla per lui, chiude bene Gazzaneo. Brenci, esce bene Brenci da questa situazione. Manfrellotti, eccolo qua, cambia gioco in direzione di Capozzoli, va Capozzoli, c'è anche la sovrapposizione, di perde palla sul numero 7 Costanzo. C'è il fallo, calcio di punizione. Il fallo è di Alberto Melis. Laezza, avviato sui giocatori avversari, però che sulla tre quarti riescono ad avere buon gioco. Questi è Calabrese, il capitano. Truglio, area di rigore, va al tiro Truglio, calcio d'angolo. L'impressione è che la Leonfortese ogni qualvolta va avanti riesce a mettere in pericolo la retroguardia dell'Agropoli, cosa che avviene anche dall'altro versante. Questo significa che la partita è buona in questi primi minuti. Il colpo di testa di Manfrellotti, ripiegamento difensivo. Ancora calcio d'angolo. Molto molto attivo e dinamico il numero 8 Truglio. La formazione di Mirto. Palla verso il centro, c'è il tiro, palla che rimane lì, poi ancora Truglio. Ma il pallone finisce fuori. Questo primo tempo c'è anche un vento che tira alle spalle dell'Agropoli. C'è il fallo su Manfrellotti, l'arbitro non lo vede, poi Germino, poi fischia l'arbitro. Come fanno a far fare l'arbitro di una donna? È una cosa molto molto strano, strano. Capozzoli sulla palla, molto attivo anche lui, sicuramente schierato nella posizione che più predilige, riesce a dare quella marcia in più ai Delfini. Il
il pallone viene messo in fallo laterale, per cui si riprenderà con la rimessa con le mani, va Gazzaneo. Passaggio di ritorno di Bongermino, poi la palla su Manfrellotti, era anche molto molto invitante e qui si vede l'inesperienza dell'attaccante, infatti un piccolo tocco di spalla del difensore molto esperto lo ha messo fuori. L'ho messo fuori portata e allora si ripropone il problema degli attaccanti di esperienza per l'Agropoli. Due quasi under, un under e mezzo, diciamo così, possono reggere la forza di un attacco. Naturalmente tutti sperano che possano far bene come contro la Sarnese. Catanese, possesso di palla per lui, si inserisce bene, poi è Chiariello a sbrogliare la situazione, c'è fuori gioco di Manfrellotti, ha ragione l'assistente. Palla sulla tre quarti, questi è Cristiano, Brenci, sempre molto aggressiva la formazione di Mirto. Bongermino, c'è il fallo su di lui, l'arbitro non fischia. Era troppo evidente questa volta il fallaccio sul giocatore dell'Agropoli. Cardinale, Cristiano, Gazzaneo. Brenci, anticipato Bongermino, colpo di testa ancora di Cardinale. Ved, eccolo qua. Catanese, Truglio. Si fa vedere, riceve il numero 2 Castro, va Castro. Brenci. Non c'è fuorigioco, ottimo il lancio su Bongermino, troppo lungo però. Nulla di fatto, punteggio di 0-0. Avvio spumeggiante dell'Agropoli, poi la Leonfortese ha preso un po' le misure dei Delfini che potevano passare in vantaggio in più circostanze. Quella più clamorosa, il colpo di testa all'undecimo di Chiariello. Che ha colpito il palo, staccando, dobbiamo dire, anche in maniera molto precisa e perfetta sull'assist da calcio piazzato di Capozzoli. Da Bongermino verso Gazzaneo, anzi verso Brenci. La palla rimane all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, poi finisce in fallo laterale. Gazzaneo ancora. Brenci. Anzi Cristiano. Laezza. Bravissimo Laezza a pescare Capozzoli, palla in aria, colpo di testa mancato, ma che bella azione ha fatto l'Agropoli. Dai piedi di Capozzoli partono le azioni più belle della formazione cilentana.
Cristiano su Truglio. C'è fallo di Cristiano che l'arbitro non vede. È stata netta la gamba tesa, il gioco pericoloso, il calcio come volete, da parte del numero 7 dell'Agropoli. E forse aveva subito fallo da Truglio, da Tergo, e poi ha commesso quel fallaccio sul quale però l'arbitro non è intervenuta. Una donzelletta calabrese a fischiare in mezzo ad una contesa campano-siciliana. Vai Valentina, amor mio. Roba da far ridere i polli. Cardinale verso Bongermino che la tocca troppo in profondità, esce però Costanzo. Russo, Bates, quale si porta Melis, perde palla ancora Melis, la Ezza, questa volta sbaglia l'appoggio la Ezza, lui sempre molto preciso. Giocatore importante la Ezza, però è un difensore centrale adattato ad esterno basso contro la Sarnese. Gran partita per lui insieme con Cardinale al centro dell'attacco. Melis, eccolo qui la Ezza. Ancora servizio preciso verso Capozzoli. Con un numero supera un avversario, poi non c'è calcio d'angolo. È l'ultimo a toccare, ma allora deve dare fallo l'arbitro. Ma fra l'altro quest'arbitro, io prego l'operatore di inquadrarla se fosse possibile, è anche grassa, bassa. E non è tranquilla. Cioè come si fa a far arbitrare una partita di Serie D ad un arbitro del genere? Storico, una presa di posizione di Pasquale Santosusso quando era all'Ebolitana. Disse in un'intervista che dovevano soltanto cucinare, arrivò Striscia la notizia. A consegnare il tapiro a Pasquale Santosusso. Veit. Va via molto bene Castro che nel 3-5-2 è l'esterno a destra, libera Chiariello, mette in fallo laterale. Veit, palla in aria, fuori gioco però. Si alza benissimo la retroguardia dell'Agropoli e mette in fuorigioco il giocatore numero 9 che è Messina, è un 97 di grandi prospettive. C'è il fallo di Manfrellotti chiarissimo. Calcio di punizione assegnato alla formazione ospite. Batte il numero 5, si tratta di Raimondo. Melis, poi Benci. Cristiano, scivola ancora Cristiano, non ha avuto un buon avvio di partita questo Cristiano, tra l'altro ha commesso un fallaccio che poteva costargli l'ammonizione.
Fallo ancora di Manfrellotti, calcio di punizione. Nervoso Manfrellotti che non riesce a dare molto. Catanese si fa vedere, riceve Costanzo, questa volta è a sinistra, calcio d'angolo. La Leonfortese comunque quando si porta in avanti è sempre molto ordinata e decisamente anche pericolosa, anche se i gol fino a questo momento li doveva fare l'Agropoli. Ne ha mancati 3-1 in maniera clamorosa. Nel gelo del Guariglia, anche sotto l'aspetto del pubblico, c'è poco e niente. A rientrare, la palla rinviata dalla Ezza, Capozzoli subisce fallo, calcio di punizione. Uovoliala! E quella abolisce! Palla in aria, Raimondo la respinge corto, Bongermino verso Mellis, c'è fuori gioco di Capozzoli, rientra, eccolo qui ora il passaggio verso Chiariello, buono il cross di Chiariello lungo e palla in calcio d'angolo. Anzi è stato Laezzi, chiedo scusa, in Chiariello. E nulla di fatto, il punteggio è di 0-0. Ventisesimo minuto in questo momento della ripresa, anzi del primo tempo. Palla in aria. Gazzaneo, eccolo qua. Effetto il traversone, anzi Brenci. Capozzoli, aria, non c'è il fuorigioco. Chiariello ancora una volta pericolosamente era stato portato avanti da Santosusso. Fatti rispettare, arbitro! Gazzaneo la dà malissimo, quindi la formazione ospite in area di rigore, la chiusura di Chiariello è pulita, non c'è il rigore. Rinci la mette giù, poi Cristiano a supporto, la tengono quelli dell'Agropoli, subisce il fallo ora Brenci. Punte sono servite sempre male oggi, fuori gioco ancora di Messina. Il 3-5-2 impostato. Il 3-5-2 impostato da Mirto. Impostato da Mirto è sicuramente molto efficace, anche se l'Agropoli poteva segnare a più riprese. Manfrellotti, Capozzoli, lunga su Brenci, sul quale si porta il numero 2, Castro, molto molto bravo, gli fa una finta, lo mette fuori causa. Raimondo lascia verso il portiere Costanzo, Giorgio Costanzo, classe 96. Russo.
Cardinale, Manfellotti, Brenci, cerca Capozzoli, poi è stato marcato Capozzoli, ormai l'hanno capita i giocatori del Leonfortese e la giocata è quasi sempre su Capozzoli. Manfellotto, area di rigore, palla toccata, finisce fuori, non c'era il fuorigioco, Manfellotti era riuscito ad evitarlo. E al 30° minuto l'Agropoli sfiora il vantaggio, anche se in maniera molto casuale. Scatta benissimo il numero 11, Chiariello interdice. Scambia uno Chiariello Capozzoli, la perde Capozzoli. Lo scatto è di Messina su, proprio su Chiariello. È ottimo l'intervento del difensore che subisce anche fallo. Faccio una cosa a poco. Fallo di Messina è stato evidente su Chiariello, lo ha sbilanciato. Cardinale, l'appoggio per Brenci. E poi la palla messa in fallo laterale. Brenci. Ancora lui, c'è fallo. Non fischia questa qui. È incredibile. Un fallo netto su Brenci. Come può fare un l'arbitro una donna? È incredibile. Melis. Cardinale. Lo scatto è di Catanese, l'intervento ancora risoluto di Chiariello, che poi perde palla. Il tiro è fuori però. Il rilancio è di Polverino. È fuori gioco. Era fuori gioco, Chiariello interviene due volte, poi fa fallo, calcio di punizione. Si pensava ad una posizione di offside del giocatore numero 11, così non è stato ad avviso dell'arbitro e dell'assistente, del suo assistente. Sulla palla si porta il numero 6, Calabrese, il capitano, poi Chiariello è stato costretto a fare fallo. Palla scodellata in aria, Polverino esce, Veid, Truglio, il più pericoloso, parata però. Il tiro è lento, impacciato. Polverino, lunghissimo. Il vento è a favore dell'Agropoli in questo primo tempo. Quindi la palla si perde a fondo campo. 0-0 il punteggio fra Agropoli e Leonfortese in una glaciale giornata invernale. Siamo al 17 gennaio, d'altra parte però la lunghissima estate che ha contraddistinto questo periodo è terminata da qualche giorno e ora i rigori dell'inverno si fanno sentire. Vade. Assente la coppia Manfrellotti-Bongermino fino a questo momento. Per la verità non è nemmeno stata servita in maniera ottimale.
ben attenta è la difesa, la retroguardia posizionata da Mirto. Cristiano, palla in fallo laterale. Truglio è il più attivo, colpo di tacco, Catanese, su di lui si porta Cardinale, non c'è il fallo di mano. E allora riparte la formazione agropolese con Brenci. Toccato duro Manfrellotti, calcio di punizione. Raimondo lo ha toccato duro. Più che un arbitro sembra una vigilessa del centro di Agropoli. Melis, ben su di lui, Manfrellotti, anzi Bongermino. Servito Capozzoli da Melis. Lo scambio perfetto con Bongermino. Il cross, colpo di testa, il tiro fuori. Azione gol bellissima dell'Agropoli. E al tiro è stato Laezzi. Brencio Chiariello. No, Laezzi ha tirato. Laezzi. Grandissima azione dell'Agropoli. Davvero molto bravi i giocatori agropolesi in questa fase. Alla mezz'ora esatta, anzi al 35esimo minuto di gioco. C'è un fallo, c'è calcio di punizione a favore della Leonfortese. Cardinale, Chiariello sbroglia, esce bene palla al piede, la dà verso Gazzaneo. Poi Cristiano, palla ora per Laezzi, Capozzoli è l'ispiratore delle migliori azioni dell'Agropoli. E l'Agropoli comunque, al di là del risultato, piace ai tifosi. Laezzi, Capozzoli, colpo di testa mancato di Manfrellotti, chiude bene la difesa, poi Laezzi ancora, Laezza, non Laezzi, scusate, Veid, interviene Cardinale in anticipo. Agropoli, e Agropoli scema! L'ultimo a toccare è un giocatore della formazione ospite. Palla lunghissima. Veid la mette giù, è molto macchinoso rispetto agli scorsi anni. Lo scambio con Laezzi per un Cardinale che si era spinto in avanti, fa fallo. E fa bene, dobbiamo dire, in questa circostanza. Raimondo. Truglio. Va Truglio, è tornato da Cristiano. Poi c'è Catanese, sul quale si porta sia Chiariello che Melis. Subisce fallo Chiariello, calcio di punizione. Ma non lo sai, dai, Deco. Che ne stanno facendo? Brenci. E dalla. Poi Truglio la manda in fallo laterale. Il lancio di Cristiano da quest'altro lato, dove c'è Laezza, che è molto elegante, molto raffinato questo giocatore. Melis, poi il pallone si perde tra le mani del portiere Costanzo. A sprazzi è stato un ottimo primo tempo, l'Agropoli più efficace, più pragmatico, la Leonfortese più nel possesso palla. Sono due palloni in campo.
Ma che autorevolezza può avere un arbitro donna? Una cosa ridicola. Fallo su Manfrellotti, l'arbitro non si riavvede. Raimondo è andato di esperienza, perché Raimondo è un giocatore molto esperto, lo ha trattenuto al punto giusto, ma questa volta l'aveva fatto col fallo e l'arbitro non se ne è avveduta. Questa volta però il fallo di Gazzanero lo rileva, c'era. Vedo. Melis, fallaccio di Melis, l'arbitro non lo rileva. Come si fa? Messina, il tiro alto però aveva viziato da un fallaccio questa azione da parte di Messina, l'arbitro non è intervenuta. Quarantesimo minuto, la prima azione pericolosa degli ospiti. Capozzoli. C'è fallo, calcio di punizione. Arbitra in Lega Giovanile, scema! Ho letto che è internazionale. Capozzoli sul pallone. Si schiera la retroguardia di Mirton. Allenatore della Leonfortese al quale piace bere. Palla in area di rigore, parata del portiere sul grandissimo colpo di testa di Cardinale, il miracolo di Costanzo. L'Agropoli vicinissima al vantaggio e l'avrebbe meritato davvero. Calcio d'angolo, ribatte, troppo fortunata però questa Leonfortese oggi. Il lancio in avanti, Polverino rilancia su Buongermino. E poi il numero 3, Russo, si lascia andare in un... in uno sfogo con l'assistente, fuori luogo dobbiamo dire. Eccolo qui Messina, c'è Truglio, chiude benissimo Cardinale, subisce fallo, calcio di punizione. Zero a zero il punteggio, regge l'equilibrio di partenza, ma grazie soprattutto alle perentorie parate di Costanzo, il portiere classe 96 della Leonfortese. La Federazione Italiana Gioco Calcio, l'area settore arbitrale perdono di credibilità di giorno in giorno con queste decisioni di mandare sui campi di calcio arbitro donne, cosa incredibile, scandalosa direi, al di là del modo di arbitrare. Melis, lo scambio Buongermino Manfrellotti, cambia gioco Manfrellotti su Brenci.
Pallone finito ancora in fallo laterale, ci avviamo alla fine del primo tempo. Un primo tempo che l'Agropoli avrebbe sicuramente meritato di chiudere in vantaggio in virtù delle azioni gol che ha prodotto. Anche se sul piano di gioco la Leonfortese non è dispiaciuta assolutamente. Pallone che è finito in fallo laterale. Da Cristiano verso il portiere avversario che tira in maniera di scarso equilibrio, dobbiamo dire. Poi fallo su Melis, calcio di punizione. Cambia! Brenci. Giocatore promesso al Melfi per l'anno prossimo. Eccolo qui Brenci. Però la trattiene troppo questa volta. Fa prendere il contropiede. Ecco qui Chiariello. Pallone per Laezza. Buongermino al limite. Buongermino. Troppo fragile, troppo tenero. Non c'è il ragazzino. Non si può pretendere né da Manfrellotti né da Buongermino più di quello che fanno, perché sono due ragazzini. Melis di testa, batti e ribatti, cardinale. Manfrellotti e Buongermino fanno quello che possono. Un minuto di recupero, minuti di recupero, uno. Cristiano, cambia! Palla in aria, la palla però viene respinta, poi Melis ancora, ultime battute del primo tempo, batti e ribatti, la palla andava scodellata prima in area di rigore, da Chiariello l'appoggio su Cardinale, Capozzoli, Melis, Buongermino, Cristiano, la palla arriva a Brenci, tiro fuori e Manfrellotti che sbaglia il gol, ma si era girato anche molto bene e si chiude qui il primo tempo. L'Agropoli meritava addirittura di passare in vantaggio un paio di volte. Manfrellotti dunque ha avuto sul piede la palla del vantaggio proprio alla scadenza del primo tempo, ma non riuscito a battarla dentro. 0-0, si chiude così. A risentirci per la ripresa.